Ragazzi, ciao Nick, bentornati qua sulla Nickcraft. Allora, ragazzi, sto lavorando al grattacielo. Vi posso solo dire che mi sta girando la testa perché sono rimasto sul grattacielo a lavorare per un po' di tempo e soffro di un po' di mal di testa, quasi vertigini, perché già, ragazzi, sono arrivato un bel po' in alto. Ho finito, ragazzi, il vetro. Siamo a corto di vetro. Facciamo una cosa, mettiamo un po' di vetro e mi serve anche altro vetro, purtroppo mi serve anche il vetro quello normale per un altro motivo, sempre per la costruzione delle lampade. Allora, siccome ragazzi, di la verità non so che fare in sto gameplay perché sono arrivato ragazzi a un buon punto col grattacielo e non ho voglia di fermarmi visto che sono arrivato a un buon punto e non so che cos'altro registrare sulla Nickcraft, quindi ho detto, boh, facciamo qualche cosa perché ormai il grattacielo, ragazzi, sta venendo su. Io penso che sono ancora al 30%. Parliamo solo dell'esterno come 30%. Ancora prima che è pronta voglia. Comunque, mi servirebbe, ragazzi, veramente tanta sabbia. Quindi è meglio che metto un bel quarry a raccogliermi un po' di sabbia perché se no non ce la faccio. Perché veramente ci vuole una tonnellata di sabbia. Ho ancora spianato un po' di cose, ma la sabbia non mi basta. Ho finito. Avevo anche un po' di sabbia qui sotto, l'ho già finita, non ho più niente. Mi sono rimasti questi qua. Allora, vediamo un po'. Mi devo portare quantomeno una batteria, dai. Ok. Abbiamo in funzione anche. In funzione c'era c'è anche il reattore nucleare, ragazzi, perché ho usato molta corrente, ho fatto il pieno di lava così che abbiamo corrente. Allora, ragazzi, dietro questa facciata di lava ci sta il grattacielo, eh? Siete pronti a vederlo, ragazzi? È già bello adesso, anche se non è completo, ragazzi. Allora, 3, 2, 1, vai! Guardate un po', raga. Avete adesso capito di cosa si tratta? C'è nessuno fuori, no. Ragazzi, guardate un po'. Un grattacielo a spirale. Vedete le luci che si accendono man mano che ci avviciniamo? Laggo persino un po', ma questo è già da un bel pezzo. Sarà per via del fatto che oramai ho esplorato anche molto e non lo so, comincia a essere pesante sta mappa. Ma comunque, ragazzi, che ve ne pare? Ci ho lavorato 2 orette già finora. È una figata pazzesca. Credetemi, ragazzi, è una spirale. Ancora non è finita. Ovviamente dovrà girare su se stesso. C'è ancora bisogno di molto lavoro, ragazzi. Ed è per questo motivo che vi ho detto. Che diciamo lavorerò mentre non registro il grattacielo perché come vedete ragazzi è una confusione totale. Vedete che ogni pezzo di vetro è messo nel posto giusto, così come il progetto chiede. Ragazzi, ancora siamo sì o no a metà strada come altezza, perché ancora deve girare su se stesso, almeno teoricamente dovrebbe accadere, eh? Poi dipende dall'altezza massima del gioco, perché comunque si può arrivare fino a 256 di blocchi in altezza e già siamo a 149, quindi ancora, beh, ancora altri 100 blocchi devo andare su, va. Comunque, ragazzi, dunque, andiamo a mettere sto quarry a raccogliermi sabbia perché adesso avete capito che a Nick gli serve tanta di quella sabbia per continuare, che è una cosa. Guardate, qui se vi ricordate, c'era altra sabbia, l'ho già spianata con sta povera pala, dove sta? Eccola qua. E questa addirittura era quella nuova, l'altra già si è rotta. Ora, ragazzi, io vorrei raccogliere tutta questa sabbia. Esattamente, devo prendere questa sabbia che mi servirà. Quindi per sto motivo piazziamo il quarry. Ok, facciamo quindi uno scavo, ragazzi, qui cominciamo a eliminare questa sabbia che mi servirà. Quindi pigliamo il quarry. Allora, diamo un po' la sabbia. Perfetto. Oh, caspita, era meglio. Un momento, ho un dolly con me. Ok. Ecco, così dovrebbe andare meglio. Perfetto. Allora, ragazzi,
Quanto ce n'è? Ok, l'ideale adesso è che vado subito a mettere questa sabbia. Sì, dobbiamo subito, ragazzi, andare a mettere questa sabbia. Devo tornare indietro, lo so. Vado a mettere la sabbia, ragazzi, a cucinare perché ovviamente c'è bisogno di tanto vetro per continuare e visto che ci vuole tempo per cucinarlo, beh, ovviamente lo vado a cucinare. Come vedete, ragazzi, ho anche rimosso gli alberi perché sinceramente oramai preferisco vedere il grattacielo piuttosto che lag di schifo. Aspettate. Ok. Preferisco vedere il grattacielo piuttosto che vedere quegli alberi. Ovviamente la vista viene ripagata, no? Quindi mettiamo dentro questi, così che dovremmo avere una buona autonomia. Quindi c'ho paura che mi fa una fossa, però. Anche perché comunque non c'è motivo di scavare troppo in profondità, ragazzi. Dato che più giù vai e più la sabbia non la trovi più. Poi si trovano materiali. Ma comunque non si trova più la sabbia, quindi non mi interessa che fa un buco. Non mi interessano i buchi. Già, a che altezza siamo? Allora, a me interessa che arriva all'altezza 69. Vedete che numero che abbiamo, eh? Allora, siamo al 73. Ok, ragazzi, allora io aspetto che arriva all'altezza giusta. Perché, sì, devo aspettare, lo devo fermare, ragazzi. Ok, ragazzi. Va bene, possiamo anche fermarlo perché comunque siamo più o meno nel livello giusto. Oramai gli faccio finire questo pochettino qua. Ovviamente Nick non è rimasto con le mani in mano, ma si è, diciamo, ho raccolto un po' di sabbia già, giusto per tenermi attivo. Come vedete, comunque tanto la batteria praticamente è scarica già di per sé. Vai, stacchiamo la pila. Vabbè, dai, pure che scavo un po' di più, tanto alla fine. Ah, ok. Vabbè, ragazzi, aspetta un po', famo una cosa. Allora, mettiamo dentro la sabbia che ho raccolto, perfetto. Allora, la batteria la possiamo pure, per ora non mi interessa. Ok, ragazzi, allora andiamo nel Nether. E che dobbiamo, ragazzi, andare a prendere un pochettino di glowstone. Devo, ragazzi, andare a cercare un po' di glowstone, ma come vedete ne è rimasta qui poca perché già ne ho raccolta tanta. Ok, lì ce n'è, però non l'ho raccolta prima perché ho paura di cadere nella lava. Quindi evito nel possibile di andarmi a buttare nella lava. Ok, mo provo, raga, a raccogliere questa di glowstone. Ok, perfetto. Va bene, mo me la raccolgo, raga. Ok, l'ho fatta cadere tutta giù, raga. Così che la raccolgo. Ok, eccola qua. Tutta, 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 tutta. Ce n'è? Eccola qua, un altro po'. Ok, dai, ho raccolto tutto sommato abbastanza glowstone per un altro paio di piani. A poco, raga, a poco. Anche se poi una volta che comincio difficilmente mi fermo con la costruzione perché mi piace. O se no perché perdo il ritmo. Ok, quindi vado, raga, a prendere anche la sabbia che ci serve. Dovrò spostare il quarry in modo tale che. Però vabbè, lo sposto il quarry non appena ho di nuovo bisogno di sabbia per il vetro. Per il momento ho teoricamente tutto quello che mi serve per continuare i lavori. Ok, rieccoci a casa, dai. Dunque, questo va posato. Qui ci mettiamo la sabbia pronta per essere. Questo no. Pronta per essere di nuovo macinata. Insomma, cucinata, sì, macinata. Qui facciamo un po' di vetro normale perché ne abbiamo bisogno anche di quello. Quindi questo non mi serve. Questo lo mettiamo. Ah, questo sì, mi serve per un motivo particolare, ragazzi. Devo fare i pannelli. Tanti pannelli, via pannelli. Ok, pannelli andati. Dunque, sì. Quindi dovremmo, ragazzi, avere tutto. Vediamo un po'. Ok, ho finito quei cosi. Quindi mi servono questi. E quindi per fare questo mi serve la farina d'ossa. Facciamo qualche stack di farina d'ossa. Ancora uno, dai. Meno male che mi sono fatto la farm di ossa. Perché
Vedi che ora torna utile. Facciamo questi, raga. Ok. Fatto. Ok, questi ce li ho. Ok, a posto. Quindi possiamo adesso fare un po' di questi? Ho finito prima i pannelli. Va bene, dai, comunque ho abbastanza lampadari qui, insomma, per un bel po' di tempo. Vediamo un po', prendiamo questi che mo mi servono. Perfetto. Qui ci vorrà altra sabbia. Vabbè, per ora posso tirare avanti. Oh, mamma mia! Fatemi dormire un attimo, no. Ci stanno i mostri scassatori di anime. Ok, dormiamo, ragazzi. Allora, dai. Visto che appunto vi volevo far vedere. Oh, ok, benissimo, come parla Nick è una meraviglia. Quindi, sono arrivato, ragazzi, fin qua. E niente, a dirvi la verità, sì, vi avevo detto che ci potrei costruire ancora prima di finirlo, però a dir la verità, visto che come vedete sono arrivato a un buon punto, mi sa tanto che lo voglio portare a termine. Allora, qui si vede un buco, ma in realtà c'è del vetro. E comunque è fatto così perché deve essere fatto così. Va bene, quindi adesso devo continuare. Ok. Allora, questo era 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Se non avete capito, sto parlando delle dimensioni del vetro. Questo è da 3, questo è da 2. Perché oramai, per rendermi conto. Infatti, sto video lo sto a fare proprio per farvi capire quanto è complicato, eh. Ovviamente, come vi dicevo, seguo un progetto. Non è una cosa che ho tutta a mente perché sarebbe anche impossibile. È già difficile, diciamo, realizzarlo pure che anche se hai il progetto davanti, figurati se mi viene a me. Ma è difficile a chiunque che gli venga in mente così. Sicuramente chi ha fatto sta cosa era un furbone, mamma mia. Allora, mi devo mettere, ragazzi, un attimo così perché devo guardare il progetto. Allora, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Il successivo livello è composto. Ok, costruiamo, ragazzi, un attimino perché qua i tasti vanno a farsi benedire. Ok, allora il successivo livello è composto così. Ok, poi qui ci va questo. E fino a qua ci siamo. Il vetro, no, quale vetro? Che sto a dire? Qui ci va questo. Ok. E mo comincia la parte. Anzi, aspetta, prima faccio la stessa cosa da tutti gli angoli, che ovviamente ha più senso. Allora, 1, 2, 3, 4. Vabbè, ormai l'abbiamo capito. Dai, è fatto così. Vedete per il motivo delle ali in ossidiana, perché devo volare spesso e queste durano parecchio tempo. Sono lente, come vedete, mi muovo lento, però principalmente riesco a volare per più tempo. Ok. State tranquilli che fa il giro. Ah, qualcuno dirà Nick, è impossibile che sto coso gira su se stesso. E invece gira su se stesso. Sto coso, raga, gira su se stesso. Ok, ho messo tutti e quattro, ora ci siamo. E qui comincia la parte più complicata. Fatemi guardare il progetto. Allora, 1, 3, 3, 3, 3. Ah, beh, è facile, dai. Vabbè, è facile da fare sto piano. E mo vedete. Allora. Ok. È tutto fatto da tre. E allora, praticamente, ragazzi, mi tocca fare così. Così è quello che ho fatto tu durante tutto sto tempo, eh. Durante tutto un paio di ore, beh, del pomeriggio, un po' così di quanto ho tempo. Per poter, diciamo, finire sto caspita di grattacielo. Lo so che Nick va a farsi dei progetti assurdi, come vi dicevo. Però, raga, è figo, è una cosa che non ho mai fatto. Quindi, tutto sommato, merita di essere fatta almeno una volta nella vita. Ma chi se ne frega, dai. Tanto, alla fine, si tratta di vetro, un po' di luci e un po' di carbone, che sto usando quello per simulare il colore nero.
In origine era la lana, ma la lana è un po' complicata. Dunque, ok, meno male che sto vetro qua è recuperabile. Insomma, sto piano tutto sommato è facile perché tutto sommato si trattava di vetro da tre, quindi tutto sommato è anche abbastanza semplice. Ok, vabbè, comunque vedete che questo, ragazzi, è il lavoro attuale che Nick svolge sulla Nickcraft, no? Ora qualcuno dirà: Nick, ma che è sto video? Stai qui a costruire? Vabbè, però, cioè, stavo pensando che quasi quasi neanche lo faceva il video perché dico, ok, se costruisco si annoiano, però che cavolo faccio? Se senza edificio non ho... Mi serve l'edificio. Questo edificio servirà. Anche perché se non lo completo, non ho la più pallida idea di come fare i vari piani. Perché come faccio a fare i vari piani se non ho la più pallida idea di come gira? Cioè, ovviamente solo quando l'edificio è pronto ti fai l'idea giusta di come li devi creare i piani. Altrimenti, vai solo in confusione, no? Comunque, vedete che il vetro l'ho già finito. Perfetto. Comunque sta venendo bello, eh. Poi l'aver spianato il tutto, ragazzi, o quasi, lì ovviamente io andrò a spianare tutto, anche grazie al fatto che mi serve la sabbia. Qui vedete che appunto ho rimosso gli alberi perché appunto oramai erano brutti da vedere. Non me ne faccio. Magari, beh, potrei mettere delle aiuole, cose così, cose basse comunque. Ma comunque, ragazzi, se tengo questo ritmo, credo proprio che quantomeno in altezza dovrei finirlo entro 2 giorni. Poi, chiaramente, l'interno, quello è tutto da costruire. C'è sempre il progetto, ovviamente, no? Ma che se ne va? C'ho sta ragazza che va in giro, non lo so. Ok. Di solito non esce mai. E quindi mo sono spacciato perché il vetro mi comincia un po' a scarseggiare. Ovviamente sto macchinario qui è un po' lentuccio. Ce ne vorrebbe un altro, va bene. Che dovevo fare? Che già me lo sono dimenticato. Dovevo fare... No, mi serviva solo del vetro. Mi faccio un altro... Ah, già. Mettiamo a caricare sta batteria che poi mi servirà. Ok. Mi vado a fare un altro po' di sto carbone. Ok, qualche stack mi serve. E niente, oramai completo sto livello, ragazzi. E poi non ho la più pallida idea. Sto video più che altro l'ho fatto giusto per farvi vedere a che punto sono con il grattacielo. Ovviamente, come vedete, costruirlo è un'operazione parecchio lenta. E quindi ovviamente conviene che faccio questo grattacielo mentre non registro, perché appunto ci vuole del tempo. Però non sapevo che registrare, ho detto vabbè, vi faccio vedere a che punto sono. Magari mi danno anche loro un loro parere. E quindi vi stavo dicendo che per l'appunto, in origine il progetto originale prevede le scale. Però mamma mia, le scale fino a che arrivi all'ultimo piano ti fai vecchio, no? Purtroppo io non ho la più pallida, cioè sarebbe una figata pazzesca se ci fosse una mod tipo che aggiunge l'ascensore, perché ora come ora non credo proprio che, non lo so neanche se, io parlo di un ascensore veramente che tipo fai una specie di cabina e magari sale pure, ma dubito che sta cosa sia fattibile, ma sarebbe una cosa bella, veramente, sarebbe bello, eh. Un ascensore sarebbe figo. Anche perché, dai, un grattacielo come questo ha bisogno. Ops, tu teoricamente qui non ci dovevi andare. Quindi, ragazzi, dai, ho fatto solo un piano, no? Vedete che è un'operazione parecchio lenta. Avete visto che ci vuole del tempo e quindi è per quello che lo faccio mentre non registro. E niente, niente, si continua, ragazzi. Allora, teoricamente, mo dai, scendiamo un attimo perché sicuramente vi ho annoiato a morte facendovi vedere solo sto piano. Comunque, immagino vi state chiedendo, Nick, ma dove cavolo
verrebbero poi questi piani, no? Ogni piano dove verrebbe? Teoricamente, basandoci sul progetto, il progetto in origine prevede che sia tutto fatto in legno. Quindi adesso io piglio un po' di legno. Ok, Nick parla troppo, gli viene poi la tosse. In origine, teoricamente, dovrebbe, credo, venire. Non mi ricordo di preciso, ma credo che sia più o meno qua. O è qua o è qua. Sapete che non me lo ricordo? Fatemi un po' vedere com'è nel progetto. Ok, non è qui, credo. Sì, è qua. Ok, praticamente sarebbe così, ragazzi. Praticamente il primo piano sarebbe a quest'altezza. Questo, ragazzi, sarebbe il primo piano. Quindi, vabbè, posso anche lasciarlo oramai questo, giusto per renderci conto del primo piano. Ovviamente, come vedete, praticamente va a coprire i vari spazi che il vetro lascia. Bello, no? Ovviamente, siccome il vetro è tutto a girare, ogni piano è un po' diverso, quantomeno qui verso l'esterno è sempre diverso. È veramente bellissimo. Quindi quello è il primo piano e qui all'incirca ci dovrebbe venire la scala che ci porta su. Mamma mia, ragazzi, è fighissimo, eh? E ancora deve continuare a girare su se stesso. Peccato che poi una volta che lo riempiamo non si vede più questo panorama. A meno che non faccio i piani in vetro, mamma mia, poi mi gira la testa con tutto sto vetro. Però sarebbe figo, eh? Ci rifletto su se fare un po' in vetro però, forse non tutto, perché se facciamo tutto in vetro, ci sono delle cose che non possiamo mettere sopra il vetro e quindi questo ci dà dei problemi, quindi non posso mettere solo vetro. Però potrei mettere un po' di vetro che magari io posso guardare un pochettino, eh. Sarebbe figo, anche perché così entra un pochettino la luce del sole, tipo adesso che la luna si trova lì sopra. Quindi è veramente un'idea stupenda. Vabbè, ragazzi, dai, quindi sto video più che altro l'ho fatto per farvi vedere a che punto sono arrivato. Continuerò, ragazzi, a costruire e se tutto va bene dovrei arrivare nel cielo. Vabbè, ragazzi, dai. Quindi mi fermo qui, spero ragazzi che questo gameplay vi sia comunque piaciuto, anche se non ho fatto nulla di particolare, ma comunque questo che sto a fare già di per sé è abbastanza complicato, non è che. Quindi ragazzi, se avete dei consigli datemeli pure, il progetto però lo seguo come in origine, l'esterno chiaramente lo seguo, vado a fare l'esterno così come nel progetto, però all'interno possiamo sempre lavorarcelo come preferiamo, quindi se avete ragazzi dei consigli, datemeli puri. Sì, puri. Mamma mia, ragazzi, lasciate perdere. La lingua di Nick parla un italiano tutto suo. Mi dispiace, io vorrei parlare bene. Però la mia lingua, non lo so, parla come gli pare. Io non riesco a parlare. Insomma, è così. Va bene? Comunque, dai, vi saluto, ragazzi. Ci becchiamo presto. Ciao, alla prossima.